Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi vedremo gli esercizi a pagina 48 e 49 di accompagnamento super facile per fisarmonica. Il ritmo è di tarantella e i giri armonici sono quelli di sol maggiore, chiaro? Il primo giro armonico che andremo a vedere è questo qua di sol, dove è composto da sol, mi minore, do, re settima, chiaro? Quindi iniziamo a vedere l'accordo, quinto dito sul sol, 5-2 e il pollice alla larga di un tasto, quindi si, re, sol, va bene? Quindi vedete gli esercizi iniziali dove abbiamo affrontato gli accordi in stato fondamentale e rivolto, quindi pausa, accordo in levare, ancora così, ora 1, 3, 5, quindi si, mi, sol. Questo è l'accordo in mi minore. Il pollice da vicina, 1, 3, 5, l'accordo di do, do mi sol. Ora 1, 2, 4, il quarto dito sul fa diesis, quindi l'accordo di re settima, do re fa diesis. Pausa e accordo in levare. E ci siamo, va bene? Mettiamo ora, diciamo, voi vedete prima. Qualche giorno solo la mano destra, dopo che vedete chiare, mettete i bassi. I bassi in sol, mi minore, in do, re settima, e ripete tutto. Sol, mi minore, do. Come detto sempre, imbattere all'inizio della prima battuta. Qui metto imbattere l'accordo, non come scritto, va bene? Ripetete questo per ore e ore, solo mano destra, poi mano unite. Vediamo il prossimo giro armonico, dove è composto da sol, la minore, re settima, sol, sempre giro armonico di sol. Quindi lo stesso accordo di prima di sol, pausa, accordo in levare. Ora il pollice si avvicina e il 2 praticamente va sul mi, quindi come ho fatto gli altri esercizi basterà spostarsi, diciamo il secondo giro armonico, spostarsi di un tasto verso le note acute, chiaro? Quindi abbiamo stessa posizione, do, mi, la, quindi pausa, accordo, allevare. Ora il pollice sul do si avvicinano le dita, 1, 2, 4, quarto dito sul tasto nero, quindi do, re, fa diesis, fa, so, accordo, sempre così, l'accordo di re settima, questo, chiaro? E ora ripete nuovamente l'accordo di sol di prima, e ripete tutto questo da capo, va bene? Quindi con i bassi sol, la minore, ora re settima. Sol e ripete sempre questo, sol, la minore, ora re settima, ora sol e concludo. Fatelo prima lento, poi magari, come ho visto gli altri esercizi, lo velocizzate, ma la prima cosa è farlo lento, va bene? Ed è questo. Ricordo prima la mano destra, dopo che vedrete chiaro, mettete i bassi. Vediamo quest'altro, diciamo, giro armonico è composto da sol, mi minore, la minore, re settima, dove va a cambiare solo questo accordo qui che vi indico, va bene? Rispetto al primo che abbiamo visto prima, cambia solo questo che vi ho cerchiato, ma non è che cambia, insomma, l'abbiamo già affrontato prima questo accordo, che è l'accordo in la minore. Quindi il giro è così, sol, poi mi minore. Quindi come il primo rito del primo giro armonico, e qua ci spostiamo do, 2 sul mi, 5 sulla, la minore, e poi re settima che ho fatto già prima. Andiamo a mettere i bassi in sol, lento, bassi mi minore, ora la minore, re settima. Ovviamente ripetetelo più volte senza fermarvi direttamente così, ma fatelo per ore e ore, chiaro? E questo, diciamo, è il giro armonico, questo conclusivo della tonale dei sol, i tre giri armonici che abbiamo visto, chiaro? Bene, per oggi è tutto. Se vi è stato utile questo video, insomma, questa lezione, mettete un mi piace, condividetelo sui social. Se ci sarà un interesse massivo e condivisione, ci saranno ancora altre lezioni. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!